Sopravvivi al colore dei tuoi spaghetti! Abbiamo qui quattro chef che dovranno superare delle sfide legate al colore dei propri spaghetti. Saranno delle sfide impossibili e chi le riuscirà a superare tutte sarà il vincitore. Siete pronti a scoprire il colore dei vostri spaghetti? Sì! Però c'è da dire che gli spaghetti sono dentro l'acqua colorata, ma secondo voi saranno blu? Scopriamolo! Scola pasta e andiamo a scolare i nostri spaghetti! Ragazzi, non ci credo! Sono blu! Sembra dentifricio! Andiamo a mettere i nostri spaghetti sul piatto! Ecco qua! Mai visto nulla di simile! Chissà come saranno i miei spaghetti! Ma saranno venuti rossi! Oh! Ragazzi, sono rossissimi! Sembrano degli spaghetti super piccanti! Sì, ci saranno tutti? Sì! Oh! Copriamo i miei invece di che colore sono! Sono curiosa! Oh. Ma che bel colore! Sembrano blu! Sembrano dei fagiolini, però io non voglio mica mangiare dei fagiolini. Non mi piace la verdura. Guardate gli spaghetti slime! Oh. E adesso i miei sicuramente avranno il colore più bello e versiamo nello scolapasta! Guardate qua! Gli spaghetti sono tutti rosa! Saranno sicuramente degli spaghetti super zuccherosi, fatti magari con le caramelle, i marshmallow, li voglio mangiare tutti, guardate qua! Magari uno lo assaggio, che dite? Lo assaggio? I miei sono quelli al pomodoro piccantissimi! I miei sono super freschi al mentolo! Per avere sempre un alito fresco. I miei sono spaghetti allo slime, verdi verdi. I miei invece sono gli spaghetti di Barbie al gusto zucchero filato. Cari chef, è il momento di passare all'assaggio. Via via via, assaggiate la vostra pasta, scoprite questo gusto unico e particolare. Ragazzi, è piccantissimo! I miei invece sono freschissimi. Sento proprio sapore di menta. Sento anche forse dell'anice. Mai provato nulla del genere. Il mio sa di slime. Non lo so se mi piace tanto. Zucchero. Zucchero filato. Zucchero filato. Festeggia i 10 anni di Me Contro Te con l'album morbidoso di figurine e card. Cerca le rare card memorabilia con parti dei vestiti di Sofia e Louis. Me Contro Te 10 anni insieme. La collezione è imperdibile. Ma ora è tempo di passare alla prima sfida di oggi. E la concorrente sarà la nostra Sophie. Per la prima sfida la nostra Sophie dovrà giocare a mosca cieca con gli altri chef. E come vedete ha già in mano una mazza gigante. Mamma mia, piano che questa è pericolosa. E con questa mazza dovrai colpire i nostri cari amici qui. Ma sarà difficilissimo. Io con questa benda non vedo assolutamente nulla. Davanti ci sei tu, lui? Sei qui davanti? No, no, ma infatti ho un piccolo... Questa è sequestrata. Ho un piccolo aiutino per te. I nostri cari amici hanno delle scarpe molto particolari. Ma cosa sta succedendo? Ma queste scarpe fanno troppo rumore. Così non vale, così. Cioè, se non si può camminare. Ma cosa sta succedendo per davvero? Ma cos'è questo rumore? Dovrete scappare cercando di non fare rumore, altrimenti Sophie sentirà il rumore e vi colpirà con la mazza. Che la sfida abbia inizio. Ok, c'è andato di qui vicino, mi sento. Ho colpito qualcuno. Lo fanno trapparire queste cose. Ma che bellissimo. Ho colpito qualcuno. No. Questo è il muro? Sì. Qui c'è la povera.
Ma che sta facendo lei? Dia la mazza, ok. È stata davvero dura. Lo so, mi dispiace, ma devo dire che non hai superato la sfida, perché hai colpito alcuni giocatori, ma ti sei fatta anche rubare la mazza, ti sei fatta colpire dagli altri. Eh sì, effettivamente sì. E guarda che è molto complicato con la benda, non vedevo assolutamente niente. La nostra Sofì quindi è stata eliminata. Oh no, ma non vale. Prima di continuare, ragazzi, noi vi ricordiamo che è uscita la nostra nuova canzone. Mi piace. Già, la trovate sul nostro canale musicale Me Contro Te Music. Il videoclip è incredibile. Siete pronti a ballarla? Sì! E allora vai! Noi vi aspettiamo al nostro concerto per ballarla tutti insieme, scatenarci e divertirci. Quindi cosa state aspettando? Correte a prenderli e ora passiamo alla prossima sfida! Lily sarà la concorrente della prossima sfida. Come vedete qui davanti a noi c'è il coccodrillo dentista. È un gioco molto particolare perché bisogna premere i denti del coccodrillo, ma se premi il dente sbagliato il coccodrillo chiuderà la bocca e ti mangerà la mano. Sei pronta? No. Mi sono dimenticato una regola fondamentale. Non sarai tu a premere i denti, ma saranno i tuoi compagni di squadra. Eccoci! Sì. Quindi dovrai sperare che premano il dente giusto. E se premono quello sbagliato? Tac! La tua mano verrà divorata dal coccodrillo. Che la sfida abbia inizio! Non vedo l'ora di premere il dente giusto! A me dispiace, Lily, ma se premo quello sbagliato, tac! Però sarà molto divertente. Si creerà tanta suspense. Inizio io! Ok, non era il dente giusto. Vado io. Piano, eh? Non ti spaventare, io prometto che non ti farò mordere la mano, okay? Ok? Parto con il prossimo, magari l'incisivo davanti, questo qua. Ok, stiamo andando alla grande, eh? Già tre denti. L'ansia per te. Piano, scegli sarà bene. Questo. Ok. O forse sarà questo. Credo che non so se riuscirò a prendere quello giusto. Provo a prendere questo. Lo so. Anche Lily è stata eliminata. Ha perso la sua sfida degli spaghetti. Mi dispiace, la tua mano è ancora viva? Aspetta, libera. Aia, sì, tutta intera. Bene, e allora mi sa che dobbiamo passare alla prossima challenge. I miei sono davvero buonissimi, sì. Però i tuoi... Anche i miei, che mi piacciono zuccherosissimi. Esatto. Ti piacerebbero, eh? Mi piacciono molto perché sono di Barbie. Che diresti di... cambio? Sì, assolutamente sì. Tieni. Non credevo fosse così semplice. Eh sì, perché voglio assaggiare quello del mentolo. Aspetta. Io già. Sono mentosissimi. Lo so, però ti lasciano l'alito bello fresco. Per la prossima sfida il nostro concorrente sarà Ricky. E dovrei fare qualcosa di veramente molto semplice, sì. Anzi quasi tu non dovresti far nulla. Dovrai rimanere fermo e immobile con questo bicchiere sulla testa. Ah certo, con questo bicchiere sulla testa. E fare cosa? È che sostanzialmente i tuoi amici, colleghi, chef dovranno lanciare queste palline e cercare di far cadere il bicchiere sopra la tua testa. Ah, ma non è facilissimo! Lanciarmi le palline e far cadere il bicchiere. Lanciarmi le palline? Ma addosso, lanciarmi le palline addosso! Potessero colpirmi, non colpire il bicchiere. Non si può cambiare la regola, arbitro? Assolutamente no. Però stai tranquillo, devi sperare nella mira e nella precisione degli altri tuoi amici. Solo che ti anticipo, Sofì non ha una grande mira. Sono spacciato. Questo gioco sarà molto divertente. Sì, non vedo l'ora di colpirlo in faccia. No, ragazzi, forse non avete capito il gioco. Non dovete colpirlo in faccia, dovete colpire il bicchiere. Infatti, ok, mi concentro. Sarò io la prima a tirare. Ok, concentrazione. Prendo la mira. Ok. Vai, Sofì. Sono intanto. Sto bene. Oh, pessima mira. Vai, Chanel. Vado io? Vai. Vado? Vai. Allora vado. Vai.
Aspetta che devo studiare bene la mira. Ok. Dai, una pallina, vai, tira. Ma c'entrare lì la fa. C'è la testa al bicchiere. Chanel. Dai, Chanel. Ops, scusa, non volevo proprio. Sì, certo. Ok, va bene, l'ultimo tiro, però ragazze, un po' più su, dovete colpire il bicchiere, il bicchiere. Dai, tocca a me adesso. Sono la campionessa mondiale di questo gioco. Sei pronto? Giro, giro, giro. Grande Lili! Sì, meno male, sono intanto. L'ho colpito. Grazie, dove sono i fiori? Grande Lili, vieni che ti abbraccio. Beh, grazie a Lili, il nostro caro Ricky ha superato la sfida e quindi attualmente è il vincitore di tutte le challenge degli spaghetti. Il miglior cuoco, il miglior cuoco che ci sia, grande Ricky. Grazie a Lili però che mi ha fatto vincere la sfida. Quando vuoi. Uffa ragazzi, non mi piace questa cosa che non sto vincendo niente. Però ho pensato che magari vorrebbe provare un po' di spaghetti con un piccolo extra di peperoncino. Allora ne mettiamo un pochino. Ehi Chanel, che stai facendo? Volevo gustarmi questo piatto di spaghetti, l'hai assaggiato? È buonissimo. Ancora no, ho assaggiato quelli di Sofia, erano paventosi, buonissimi. Assaggio. Posso assaggiare i tuoi? Assaggio, assaggio. Grazie, buonissimo. Buono. Ma sono piccantissimi. La prossima concorrente della sfida è Chanel, che dovrà fare qualcosa di veramente molto semplice, ovvero dovrà premere quel pulsante lì. Vabbè, che cosa ci vuole? Guarda, fatto. No, scusami, ho omesso di dire, ecco, che c'è una piccolissima difficoltà. Facciamo entrare gli ospiti della sfida, prego. Buon pomeriggio. Ciao a tutti. Benvenuti. Siamo molto forti. Sì, molto. Non ci devi sfidare, Chanel. Loro saranno letteralmente i bodyguard del tasto. Ti impediranno di premerlo. Hai un minuto di tempo per uscirci, altrimenti avrai perso la sfida. A noi quattro ti sconfiggerò. Non ce la farei mai, perché noi siamo le reginette del sumo. Due reginette e un re, dai, uno. Vabbè, però sei rosa. Allora, due reginette! Ecco, due reginetta! Dove pensi di andare? Ora mi metto di faccia! Con la faccia! Non è che sotto la faccia? È lì! Ce l'ha fatta! Uffa! Wow, Chanel ce l'ha fatta! Vieni pure qui, vincitrice. Anche lei ha superato la prova degli spaghetti. Complimenti! E quindi insieme a Ricky ti sei aggiudicata la vittoria. Uffa, io ho perso, però vabbè. Pancia con pancia? Oh! Io te l'avevo detto, Sofì, di mangiare di meno comunque. Però le ciambelle erano così buone. Sopravvivi con tuo colore challenge. Oggi ti sfideranno Cleo, Sofì e Lili e dovranno sopravvivere utilizzando soltanto gli oggetti che troveranno dentro le scatole. Ognuno di loro avrà del cibo, delle bevande e anche degli oggetti speciali da utilizzare. Chi sarà la vincitrice della sfida? Siete pronte? Siamo nate pronte, ma soprattutto siamo nate curiose. Vogliamo sapere cosa c'è qui dentro. Ok, sono curiosissima. Apriamo un po'. Wow, ragazze, è tutto del mio colore preferito, lilla ovviamente. Hai un sacco di cose, spero di avere così tante cose anch'io. Scavicchio ma non apro. Ragazze, ho un sacco di cose come te. Vado. Wow. No, non ci credo. Ho anche le mele.
Io amo le mele. Già so cosa mangerò in questa giornata tutta rosa, non vedo l'ora. È il mio turno, è il mio turno. Posso aprire, posso aprire, posso puoi aprire, puoi aprire. Oh. Ehi. Ma che ci faccio con un limone? Tu hai le mele, tu... Vuoi fare la limonata? La buonissima limonata rinfrescante. Però ho le bolle di sapore. Non ci credo. Che fortuna. Tu ti diverterai un sacco. E poi tutto del mio colore, il giallo. Spero di divertirmi così anch'io. Vabbè ragazze, almeno voi avete la frutta. Io ho la verdura. Ho una melanzana. Bene, le melanzane al forno sono buone. Peccato che qui non abbiamo un forno. Ragazze, per la scienza l'assaggerò cruda. Diamo il via al primo round, ovvero bevande strane. Andiamo a vedere cosa c'è. Questa qui è una bevanda. Oh, succo di frutta frullato di mela, fragola e banana. È delizioso. Guarda di là. Non mi mi sento già meglio. Cleo, è il tuo momento. Cosa avrai trovato nella scatola viola? Io ho due scelte. Oh, c'è una fantastica Fanta viola. La Fanta viola, scusate un attimo, ma la Fanta di solito è arancione. Perché è l'arancia, questa se è viola, che gusto è? Secondo me i mirtilli, vedete qua ci sono disegnati dei mirtilli, secondo me. Secondo me è uva. L'altra opzione è questa bevanda un po' strana che non ho mai visto prima. È una bevanda giapponese, credo. Sì, e c'è scritto che ha il gusto lici. Vabbè, se vuoi questa l'assaggio io, quella l'assaggi tu. Alt, non si può fare. Ammonita, ma si possono utilizzare gli oggetti del compagno. Aspetta, ognuno deve utilizzare soltanto il proprio colore. Infatti io gliel'ho detto di no. Ma non sapevo ci fosse questa regola. Se lo sapevo non lo facevo, non. Guarda che siete ribelli, l'ammonizione può diventare espulsione e perdi istantaneamente la partita. Ok, allora rimane soltanto ammonizione. Ok ragazze, non so quale aprire, ho molta paura, decidete voi. Ma paura di cosa? Ne saranno buonissime. Scusa Alice, se ti piacciono, ti piacciono? Sì. Luca ti piace? Ti piace? I mirtilli ti piacciono, è tutto buono. Io ho preso questa, quella strana, perché questa qui la puoi trovare sempre, quella strana okay, no. Ok, va bene. Sto zitta perché altrimenti mi ammonisce. Sentiamo, mio, sentiamo. È frizzante. Ti pensa. A, B, C, D, E, E. Ti pensa Emporio. Elettro, elettro, mi ricordo di elettro. Vabbè, niente, una lunga storia. Vabbè. Vai, continuo, continuo. Bevo. Ragazzi, è terribile. Terribile? Oh, meno male che non era una cascata di... Fammi annusare. Sa di polvere. Di polvere? Sì, è un gusto terrificante. L'odore non promette bene. No. E ora tocca a Lily. Allora, vista l'esperienza di Cleo, che anch'io ne ho due. Una limone zenzero e una con questo qui. Ma guarda che c'è scritto qua. Che c'è scritto? Tangerine flavor soda. Limone zenzero che mi fa, mi fa bene alla voce, mi fa bene. Il mandarino. Non mi piace il mandarino, non mi piace il qualcuno mi aiuta? No, non posso aiutare, altrimenti mi ammonisce. Però è buonissima. Questo era soltanto il primo round, perché ora passiamo al secondo round, ovvero nascondersi nel proprio colore. Ok, okay, io vado. Ok, corriamo. Ok, ok, allora andiamo. Viola, viola, viola. Allora queste sedie sono di legno, quindi no, sono marroni. Poi vediamo qua, c'è un bellissimo armadio nero. Oh, divano. Ma dai, ma ci sono tutti i colori. Nei cuscini c'è verde, c'è blu, c'è giallo, ma non c'è viola. Oh, va bene, vediamo questo. Questo è blu. Ma dai ragazzi, non c'è niente. Arbitro, non c'è niente di viola. Beh, purtroppo sei stata un po' sfortunata, perché non c'è nulla del tuo colore. Infatti, e no. Questo sai che significa? Che non posso partecipare a questo gioco e lo farò su un altro colore. Esatto, puoi farlo in un altro colore. Esatto. Ma ti becchi una... scusate. Signor arbitro. Ma ti becchi... Ma ti becchi una munizione, adesso ne becchi due perché mi hai preso in giro, prendi l'espulsione. No, signor
arbitro, mi scusi per favore. Ok. Neanche il cartellino voleva uscire dai suoi pantaloni. Con la munizione vuol dire che puoi usare qualunque altro colore per continuare la sfida. Sì, però non è colpa mia se non ci sono. Cioè, non è che ho scelto io l'arredamento di questo. Facciamo diventare un'espulsione. Va benissimo questo divano verde. Esatto. Ragazzi, ma la fortuna di avere questa stanza? Parliamone. La mia cabina armadio è totalmente rosa. Sono stata fortunatissima, perché praticamente qui posso mettermi ovunque. Potrei mettermi qui piuttosto che qui. Forse è ancora meglio, sì. Penso proprio che questo è il posto giusto. Tutto lo spazio che mi serve per stare qui con la mia scatola. Ma mi sta cadendo tutto. Sta cadendo. Ma c'è la vestitina gialla. E dei colori, del colore giallo. Lily, concentrati. Allora, mi siederò qui. C'è anche questo giallo, questo giallo, questa gialla, questo giallo, una foto gialla. Ma tutto è giallo qua. Questo è il momento della sfida in cui i nostri partecipanti dovranno utilizzare almeno un oggetto della loro scatola. Ma prima di continuare, concorrenti, venite tutti qui! Beh, non vi ho detto qual è il premio di questa gara. Il vincitore guadagnerà ben 2 biglietti per il nostro nuovo concerto! Con questi potrete partecipare al concerto, vedere lo show più incredibile di sempre, ovvero lo spettacolo dei Me Contro Te per i 10 anni di Me Contro Te. Non vedo l'ora. Se li vinco li regalo a mia nonna e a mia cugina. Sì, intanto però falli tenere a me, così magari li metto via. Sì, però facciamo una testa. Allora, intanto li tengo io. Esatto. Perfetto, biglietto, ok, te li volete prendere anche voi ragazzi, sono ancora disponibili gli ultimi biglietti, li trovate su Ticket One, potrete venire in tantissime città d'Italia a vederci cantare e ballare le nostre nuove canzoni. E ora, ritornate ai vostri posti! Ok, un oggetto solo, allora, cacchio, ce ne sono tantissimi, quale posso scegliere? Sono molto morbide queste pantofole, quasi quasi un bel pisolino comoda, ok, dai, allora, oh, ah, l'ho messa al contrario. Allora, questo va di qua, questo va di qua. Oh, ma sono comodissime. Buonanotte, signor arbitro. Ah, intanto alziamo la sedia, che se no sono troppo. Basta, via tutte queste cose. Vediamo. Ma qua ci sono troppe cose, che cosa scelgo? Oh, ma questo è bellissimo. È il gioco del 3D. Oh, io posso fare questo si mette così e tu fai e se lo facessi con la faccia? Ma è il mio naso e la mia bocca. Ma è pazzesco. E con gli occhi? L'orecchio. Me ne è entrato uno nell'orecchio. Vediamo un po' cosa c'è qui. C'è questo carinissimo elefantino, tutto da accarezzare e baciare. È così dolce ed è rosa. Ma c'è anche dell'altro. Cos'è questo attrezzo? Ma serve per fare palestra? 1, 2, 3. Diventerò fortissima se sto qui ad esercitarmi. 1, 2, 3. Ma ci sono anche delle altre cose. Ecco qua. Un bellissimo diario rosa, tutto pelosetto. Potrei utilizzarlo come diario segreto e scrivere le mie emozioni, quello che provo. Mi manca la penna. Non c'è una penna? Ma come scrivo? Scriverò col pensiero. Mi sento molto fortunata e felice perché sono finita nella stanza più rosa del reame. Tutti i concorrenti subito qui. Ma che cos'è? È un tamburo, che stai suonando? Vediamo quale devo dare. Mi scusi, siamo in silenzio. Ok, benvenute al terzo e ultimo round di questa sfida. È tempo di mangiare. Dovrete mangiare qualcosa contenuta dentro la vostra scatola. Io ho le mele. Ma anche dei mochi buonissimi. Ho anche un zucchero filato. Oh, è tutto buonissimo. È un zucchero filato. Spero di avercelo anch'io. Spero di
I mochi sono uno dei miei dolci preferiti. Ah sì, lo sapevo. Lo zucchero filato è il mio. Sono state fortunate, ragazzi. Guardate qui, che carina l'involucro. Magari sono avvelenati. Oddio, no. Questi qui sono dei mochi. È praticamente un dolce giapponese. Dentro c'è qualcosa dentro. Forse qui c'è crema di fagioli. Ma sei sicura che è un dolce? Penso di sì. Assaggiamolo. Ma è buonissimo! Però uno alle tue amiche lo potresti far assaggiare, no? Infatti ce ne sono ancora uno, due, tre. Assolutamente no, non ho toccato il cibo degli altri, altrimenti sarete espulse dalla sfida e avrete perso. Ognuno deve mangiare il proprio cibo. Tocca alla nostra Cleo, apri pure. Signor arbitro, posso mangiare il mio zucchero filato? Ma non si può mangiare tutto il tempo. Dovevi mangiare soltanto... Vabbè, come non detto. Delizioso. Ok, tocca... Ah no, me l'ho dimenticata che io avevo la melanzana. Ragazze, non ci potete credere. Ho trovato del cioccolato. Oh no, ma che fortuna! Ciao, melanzana. Secondo me dovrebbe aver fatto stop. Come stop? Stop. Imprevisto. Ovvero, dal momento che hai soltanto due alimenti, uno molto buono e uno molto brutto, e la scelta quindi sarebbe troppo facile, direi di lasciar scegliere la fortuna. Lancerai il dado e se sceglierà un numero pari, mangerai dell'ottimo cioccolato. Se esce il numero dispari, dovrai invece mangiare la melanzana cruda. Ok, signor arbitro, possiamo fare che gliene do a metà? Ma mi sta cercando di corrompere, ma guarda, io prendo tutti i cartoni. No, ok, lancio. No, ma perché? Ma sono sfortunatissima. Scusa, questo lo prendo io e questo è per te. Ok, va bene, ti provo a dare un morsetto. Ma si può mangiare cruda? Io non credo, se fossi in te mi arrenderei, uscirei dalla sfida. Però così perdo i biglietti, vabbè, io ci provo. No, ragazzi, non ce la faccio. No, fa proprio schifo, io non ce la faccio. No, mi dispiace, no. Beh, allora Cleo è fuori. Rimangono in gara Lily e Sofì. Lily deve aprire la sua scatola e prendere un cibo da mangiare. Vai, è il tuo momento. Allora, la merenda per me è la fase più importante della giornata, ok? Quindi speriamo ci sia qualcosa di buono. Anch'io avevo il limone. Però anche tante altre cose. Ho queste cose che non so cosa sono. Ho dei marshmallow a forma di margherite, il mio fiore preferito. Marshmallow, ragazzi, ma così non vale, sono i miei preferiti. Devo riuscire a trovare un modo per prenderli. Li metto un attimo qua. Apriamo. Rosa, blu, bianco. Che buono. Che sta succedendo qui? Quanti? Al signor arbitro? Nello stesso marshmallow. Lei me l'ha rubato. No, il marshmallow era qui. No, non è vero. L'ho rubato nel mio zucchero filato. Perché fammi controllare. Qualcosa mi dice che qui abbiamo una ladra. Ma non ti eri accorto di niente, signor arbitro? Lei non si era accorto di niente. Se non fosse per lei, che ha spifferato tutto. E certo, mi rubi la mia merenda. Tutti lo sanno che non si ruba la merenda alla regina delle merende. Ma ti do anche questo se vuoi. Veramente. Allora, il caso è chiuso. Sofì è espulsa dal gioco. No! E quindi la vincitrice è Lily. Però almeno mi fa fare le bolle. Adesso ok, ho perso. Non mi può morire. Guarda, ma che stai facendo? Ma le bolle ovunque. Ma sporchi di sapore casa. Oh no. Oggi giocheremo a nascondino nei coloni. Scopriamo subito chi conta. Qui ho messo Sofì. 2, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Prendiamo il bigliettino, io prendo questo. Il mio colore è davvero molto semplice perché guardate qui. No. In questa casa è tutto bianco. Ragazzi, io ho già adocchiato un sacco di cose rosse. Oh yeah. Ok, tutti con le camere in mano, siete pronti per scappare e nascondervi? Avete esattamente un minuto. Mi raccomando, lui conta bene. Ok, 3, 2, 1, via, correte. 1,
Ragazzi, da una parte sono contenta che il mio colore sia il verde, perché qui in questa casa c'è un sacco di verde. Ma dall'altra, verde significa alberi. Che colore avevo io? Ecco, rosso. Abbiamo solo un minuto. Nasconderò qua dietro. No, qua dietro forse mi trovano. Ragazzi, io già mi sono stancato di contare. Fino a quanto devo contare, non arriverà mai un minuto. Ho visto. Ragazzi, ho visto la macchina di Sofì. Speriamo che sia aperta. Qui c'è davvero di tutto. Formiche, di tutto e di più. E quindi io spero di trovare un posto. Ciao, guardate. C'è Cleo. Ciao, corriamo, corriamo. Il minuto sta per scadere. Dove mi posso nascondere? Oh, io il nascondiglio perfetto. Pieno di insetti, sarà un nascondiglio perfetto. Diamo una sbicciatina in giro. Ok, non vedo nessuno. Che cavolo. Questo cespuglio secondo me è perfetto, perché qui avrai dello spazio dove mettermi con comodo. E in teoria qui non dovrebbero esserci tanti insetti. In più avrei proprio la visuale di dov'è lui. E in questo modo potrò andare da lui per fare libera me. Ok, speriamo che questo sia aperto. Ok, proverò a entrare qua dentro, ragazzi. Comunque mi sento proprio una vera cicamala. Una cicamala, pa, 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 na, pa, pa, pa. Avete sentito la nostra nuova canzone? È una canzone davvero speciale, perché è un featuring dove noi cantiamo con Perfidia, la cattiva delle cattive. Sono una cicamala. Ne è venuta fuori una hit con un ritmo reggaeton tutto da ballare. Il videoclip è sul nostro canale musicale Me Contro Te Music. Correte ad ascoltarlo. No. Shh, adesso devo parlare piano. Non me ne ero accorta, ma ho alzato un po' il volume. Beh, rossa è rossa. Ora se io entro qua. Aiuto, ragazzi. Si sta così male poi. Speriamo che vengano a trovarmi. È pieno di libellule, pieno di api, pieno di insetti. Non ho paura. Un minuto! Inizia la nostra ricerca. Non sarà affatto semplice, perché ragazzi, casa nostra è gigantesca. Come potete vedere, potrebbero essere ovunque. Mamma mia! E in più il problema è che non so in che colore si devono nascondere. Da dove iniziamo? Potrebbe esserci qualunque colore. Non mi vorrei allontanare troppo dal campo base, perché se mi allontano e poi loro fanno battipanni, sarà per me la fine. Ma di sicuro se qualcuno ha trovato il colore verde, sono spacciato. Qui c'è un sacco di verde, potrebbe essere dietro qualunque albero oppure dietro la siepe. Spero che lui vada dalla parte opposta. In questo modo io posso sgattaiolare da qui, fare tutto il giro, andare nella veranda e fare libera me. Però se lui venisse da questo lato sarebbe un problema, perché qui praticamente non ho nessuna copertura. Speriamo che non venga da questa parte per primo. Spero solo che non si siano nascoste dentro casa, altrimenti è proprio la fine, cioè non li troverò mai. Qui ci sono i nostri gonfiabili giganti. Guardate qui quanto è grande quello, è grande quanto la piscina. E qui c'è un altro super mega gonfiabile. Il gonfiabile potrebbe essere un ottimo nascondiglio, perché ovviamente già tutti i colori potrebbero avere il rosso, l'arancione, il blu, e qui andrebbero bene comunque. Ma non vedo proprio nessuno. Voglio assolutamente vincere questo gioco. No. Oh, non lo so dove cercare. Controlliamo bene in questi gonfiabili. Vediamo se c'è qualcuno di qua. È proprio qui. È qui dietro, ragazzi, è qui dietro. È vicino ai gonfiabili. Me la sto facendo sotto. È passato proprio da qui, non mi ha visto. C'è nessuno? Ehi, c'è qualcuno lì su? Se siete lì, fatevi avanti. Lui, il grande cercatore di tesori, vi troverà. Ehi, ci siete? Ok, ragazzi, sento la voce di lui. Spero che stia arrivando. Qua dentro fa un po' caldo. Ragazzi, voi vedete qualcuno lì? Io non vedo nessuno. Vediamo qua dietro. No, non c'è nessuno. Vediamo di qua, in quest'altro. Oh, aspettate, forse ragazzi ho visto qualcuno. Trovata!
No, non ci credo, che cavolo. Era Lini, è andata fuori libera a me, ha vinto. Lo sapevo che Lili avrebbe vinto per forza. Lili è proprio una competitiva assurda. Lei vuole vincere a tutti i costi in qualunque gioco. Ma corri troppo veloce, come hai fatto? Una gazzella. Una gazzella ladra. Ok, allora rimani qui e non ti muovere, ok? Non dare nessun aiuto a nessuno. Pensavo fosse un nascondiglio perfetto. Sì, ma corri troppo veloce, che cavolo. Ok, devo continuare a cercare gli altri. Mi sa che Luigi ha trovato qualcuno. Non so se riuscite a sentire, ma sento delle grida. Forse è Lili, mi sa che è Lili. Speriamo che si sia toppata prima lei. Devo sperare di trovarli prima che qualcuno faccia di nuovo battipanni, altrimenti ho perso. Allora, devo finire di controllare i gonfiabili. Venite con me. Devo assolutamente allontanarmi da questa siepe e devo cercare di avvicinarmi dove lui conta. Perché in questo modo potrò fare libera me. Si sta riavvicinando qui, ma non ci credo. Ma ce l'ha proprio con questa zona. Ma perché non vado da un'altra parte? No, nessuno. Qui dentro? No. Ma dove sono tutti? Dove si sono nascosti? Non li riesco a trovare. Ok. Ce l'ho fatta. Sono qui dietro e adesso devo correre fortissimo un'altra volta per andare a fare libero a me. Siete pronti? Di qua? Ok. Nessuno. No, niente da fare. 3, 2, 1, run. No, sesami. No! Quindi ha vinto sia Lili che io. Brave, bravissima. Siamo troppo forti. Siamo due gazzelle. Batticinque. Siamo due cicche male. Non siete cicche male. Siete pazze, ecco. Ragazzi, è stata trovata anche Sofì. Oh no. Spero che mi trovino. Non voglio morire qua dentro. Ok, speriamo. Metti le mani su, dai un bacio a chi vuoi tu, a chi serve scendi giù. Mi piace. Grazie per questa umiliazione pubblica, ma adesso rimane da trovare Cleo. Stanno festeggiando, mi sa che sono riuscite a salvarsi prima che Luigi le prendesse. L'unico problema è che se io mi allontano di qua ho paura che voi imbroiate, le date consigli. Va bene, tranquille, guarda, ci mettiamo qui. Sì. Come due angioletti. Due angioletti. Non vi dovete muovere assolutamente. No, va bene. Ok. Ma lo capite che se Cleo fa libera tutti, tu perdi. Perso. Tu perdi inesorabilmente. Lato. Vai. Non vi muovete, mi raccomando. Fortuna. Ciao. Vi tengo d'occhio, eh? Ma posso sapere almeno in che colore eravate nascoste? Sì, dai, io nel verde. Io nel bianco. Ok. Questo significa che non devo cercare né nel verde e né nel bianco. Però potrebbe essere qualunque altro colore. Potrebbe essere il blu, l'arancione, il rosso. No, oh, che cavolo, ma come faccio? Allora, abbiamo visto, nei gonfiabili non c'è nessuno. Qui non vedo altri colori, però. C'è soltanto il bianco e il verde. Aspettate, c'è la macchina rossa. E ci sono anche i secchi della spazzatura grigi. Magari potrebbero essere uno di quei due colori. Potrebbe essere il grigio e il rosso. Andiamo a controllare, sperando che non mi vedano. Allora, di qua non vedo nessuno. Controlliamo se c'è qualcuno qua dove c'è la macchina. Vediamo, c'è qualcuno di qua. Vediamo se è dentro la macchina. No, non c'è nessuno. Ah, che cavolo! Ma com'è possibile? Ma dove si è nascosta? Vediamo qui dove ci sono i quad. No, niente. Niente. Aspettate un attimo. Però qui è aperto. Perché è aperto? No! Aiuto! Ce la farò! Ok, libera tutti! Ti ha preso anche voi!
voi? A noi no! Speravamo in te, perché così facevi libera tutti. Ma correva velocissimo, ero tutta incastrata nel bagagliaio. E nel bagagliaio! E mi sa che mi hai sentito anche caldissimo. Ma poverina! Ragazzi, ho fatto una bella sauna. Ciao a tutti, lui Luis e lei Sofì, e insieme siamo i Mac contro te. A grandissima richiesta ritorno alla nostra slime challenge molto particolare. Si tratta della Makeup Slime Challenge. E quindi oggi sono ritornato nella stanza dei trucchi di Sofì. Ho rubato tutti i trucchi che ci servivano e faremo uno slime con i fiocchi. Sì, già, è entrato nel mio bagno e ha rubato tutti i miei trucchi, lui. Questa qui non te la perdonerò. Devo dire che ho accettato solo perché si tratta di una giusta causa, la challenge più divertente di sempre. Sì, sì, ok, ma lo sai che adesso questi trucchi li andremo a distruggere, polverizzare, ecco. Ma alcuni, cioè non proprio tutti, tipo quelli più bruttini, qualcosina, piccolo, no? Non proprio tutti. Sì, sì, proprio qualcosina, ecco. Cioè, tu alcuni mi hai detto di portarli per farli vedere, perché a sì, che okay, fare con i trucchi, mettiti però la benda e non guardare quello che succederà. Ragazzi, adesso mi raccomando, se voi da casa volete fare pure questa challenge, non prendete assolutamente i trucchi di vostra madre, ma prima che diteglielo, così lei vi darà dei trucchi che magari sono scaduti. Non fate come lui. Sì, 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 ma guarda qui cosa ci abbiamo. Oh, mega barile di colla, colla trasparente, neutra, che adesso andremo a mettere nelle nostre ciotole e che poi ospiterà tutti i trucchi di Sofì. Sì, perché per chi non conoscesse questa challenge, è una delle più famose del nostro canale. Già l'abbiamo fatta in passato, vi è piaciuta tantissimo, la stiamo rifacendo. Consiste nell'andare a versare la colla nelle ciotole, poi bendati sceglieremo dei trucchi che andremo a polverizzare, mettere qui dentro, poi mescoleremo il tutto e alla fine ne verranno fuori due slime. Sì, sì, signora cacciofina, si prenda la colla. Ah, lui, ma stavo spiegando. A lui le spiegazioni hanno sanno perfettamente senso. Cosa dobbiamo fare, cioè, dobbiamo semplicemente distruggere i tuoi trucchi. Questa è l'unica regola che conta. No, lui no, però questa regola non mi piace. Io questa no. Che c'è? Cosa hai preso? Niente. Hai preso qualcosa? No, niente, ho preso la colla. Ok, va bene. Ma adesso andiamo a scoprire chi inizia la sfida. Carta, forbice. Sofì, che cavolo stai facendo? Niente, mi stavo esercitando. Carta, forbice. Cosa c'hai lì dietro? Prendi cosa hai messo lì dietro. Telefono. No, stavo messaggiando. Ok, va bene, allora carta, forbice, pietra. Sì. Carta, forbice, pietra. Carta, forbice, pietra. Ok, inizio io. E non solo stavo iniziando i miei trucchi, ma pure perdo. Quindi inizio io la sfida e mi vado a bendare. Ok, in questo modo non vedo più nulla. Ho gli occhi da rana, guardate, ho gli occhi giganti. Bene, dovrai scegliere degli oggetti, dei trucchi tra questi. E quindi vai, inizia a scegliere. Ok, inizierei prendendo questa qui. No, devi rifarlo. Non contavo questo round, devi rifarlo. Perché? Niente, perché avevi toccato la mia mano. L'avevi presa per sbaglio. La tua mano? Sì. Ma che stai dicendo? Dai, riscegli. Ok, va bene. Quindi scelgo questo qui. No! Ma cos'è il barattolo con i pennelli? Hai preso il pennello. Ma questo non è un ingrediente, Sofì, smettila. Devo prendere un ingrediente, quello giusto da mettere nella colla che renderà il mio slime super particolare e brillantinoso, delicatissimo. Sì. E scelgo questo qui. Niente, vabbè, tocca a me adesso. No, aspetta, non l'ho ancora scelto. Ma dove sono finiti i trucchi? Sofì, ma sei ancora qui? Sì. E questo cos'è? Ho scelto questo. Oh. Ma cos'è? Un profumo? Acqua per il corpo profumata, buonissima. Profuma di vaniglia e di ciliegia. Ma non posso mettere l'acqua profumata nella colla, distruggerà tutto. Infatti. Ma scusami un attimo. Sì? Ma io mi ricordavo che c'erano più trucchi qui. Sono qui, li avevo momentaneamente presi. Perché dopo che hai scelto il tuo ingrediente, per non farti confondere, sì, li avevo presi. Però poi li avrei rimessi, come sto facendo adesso. Sofì, qualcosa mi dice che tu imbrogli. No. Quanto hai preso pure l'altra palette?
qui. Questa è quella che voglio mettere. Non voglio mettere l'acqua profumata. Hai messo l'acqua profumata, no, adesso metti l'acqua profumata. Io metterò adesso questo, così imparerai ad imbrogliare. No. E per farlo prenderò anche un pennellino. No. Quale prendo? Prendo. No, ma c'è scritto Sofia. Prendo questo di qua rosa, okay. E vado proprio a distruggere tutti i trucchi nella colla. Guardate, questa è la colla. Prendo il trucco e faccio pam. Vi prego, io non voglio guardare, non voglio guardare. Guardate, si sta distruggendo tutto. Cade il colore. Ti odio. Guardatelo senza pietà. Mamma mia, ti sta distruggendo tutte cose. Ok. Ecco, se nel caso volessi utilizzarla, è tutta tua. Sei un mostro! Guardate come l'ha ridotta! Questa qui era una palette veramente bellissima, perché oltre che avere dei bei colori, faceva anche profumo di pesca. E quindi adesso il suo slime profumerà di pesca. Sì, profumerà pure di pesca, però mi ha sporcato tutte le dita. Guardate, c'ho le dita viola adesso. Ah, non solo, pure si lamenta. Però la colla è diventata super colorata, guardate. Adesso è tutta una base rosa, marroncina. Chissà come verrà alla fine lo slime. Spero uno schifo. Sì, ma adesso bendati, tieni. Non devi prendere proprio affatto qualcosa di brutto. Devi prendere quello che vuole il caso e non quello che guardi prima. Va bene. Chiuso gli occhi? Sì. Scegli. Questo? Cosa sarà mai? Ma che ne so, hai preso un barattolone. Ma che banana. Questa qui è una maschera per capelli al profumo di banana. Guarda qui, odora. Una maschera per capelli? Sì, 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 odora. Cioè tipo una maschera tipo Batman, però per metterla nei capelli. Un liquido che serve per ammorbidirli. Fa odore di banana. Sì, ma è strana la consistenza. Tieni, te la lascio tutta, puoi metterla pure nella colla. Mamma mia, sembra yogurt. Sì. Verrà uno slime super glow, super slurposo. Tieni qua, chiudi quel baratto. Dammi la benda che mi vado a bendare e prendere un altro dei tuoi trucchi preferiti per distruggere le colle, lo slime. Ecco qua, ci sono. Oh, mi sono bendato per bene. Allora, scelgo. Questo qui. Ok. Ma che cavolo, ma di nuovo ho preso l'acqua profumata. Perché era più alta, sicuramente ogni volta la scegli. Vabbè, dai, spruzzala. Ma devo proprio spruzzarla nella colla? Certo, vogliamo vedere che effetto farà. Potrebbe anche rovinare lo slime. Ok, la spruzzo, streghetta di una Sophie. Di sicuro verrà lo slime più profumato di sempre. Secondo me non succede niente. La spruzzo un po' pure io. Via questo, tocca di nuovo a te. Bendati. È spruzzato troppo, non si respira. Già. Vado a prendere qualcosa. Questo qui cos'è? Oh no, non volevo prenderlo. E adesso invece lo dovrei prendere. Ma che cos'è? Lo tappo. No, devi mettere questa specie di liquido rosa. È un fondotinta, guardate qui. Pegasus ha una faccia sorridente con i cuoricini. Già, un fondotinta. E devi metterne abbondantissimamente nella colla. Tantissimo, deve diventare tutta la colla color beigeolino. Ne metto un goccetto. Uno, due e tre. Ok, messo. Ok, posso vedere un attimo questo barattolino? Sì. Così, vedere. Adesso va molto meglio. Ragazzi, se in questi giorni mi vedrete un po' pallidina è perché non mi posso truccare, perché non ho più trucchi. Grazie, mi passeresti la benda per gli occhi? Tieni. Adesso tocca di nuovo a me. Scelgo il prossimo ingrediente. Ho bisogno di qualcosa che colori molto questa colla, perché ancora è troppo pallida. Quindi scelgo questo qui. Ma cos'è questo scatolino? Wow! È un illuminante nuovo di Zecca, illuminante. Un illuminante. Sai cos'è un illuminante? Una lampadina. Potrei mettermelo per l'ultima volta? Ma cos'è? Un illuminante serve per illuminare le guanciotte. Le guanciotte? È un illuminante tipo lampadina? Sì, ok, ma non come è il sto? Momento di truccare. No, non stai malissimo. Io devo mettere praticamente questo trucco che c'è qui dentro, dentro la scatolina, nella colla. Ma come si fa scendere? Non scende, vabbè, niente. No, ci riesco. Ho bisogno sempre del mio pennello amico. No, non farlo, sta facendo un foro. No, ecco qua, sta cadendo tutto giù. Che dispiacere. Questa ti serve? No, grazie. Oggi sì, me la conservo. Mi sto sporcando tutto. Per colpa tua. Senti, non ti lamentare, grazie. Tieni pure la benda, scegli il tuo ingrediente. Ok. Certo.
Ma qualcosa mi dice che stavi barando. What's the problem? Oh, guarda qui, uno scrub per le labbra. Sai cos'è uno scrub per le labbra? No. Si mette nella labbra, si fa così. Ma che schifo è questo? Serve per togliere le pellicine. Senti, è la fragola. Qui mi hai truccato, mi hai messo il rossetto. No. Vado a metterlo da qui. Ma stai usando il mio pennello per caso? Oh yes, lo metto tutto, sarà stupendo, yes. Secondo me non farà proprio niente quella cosa lì nella colla. Sembra granita di fragola. Tipo un gelato, non lo so. Proprio così. Sì, ok, grazie, ma adesso mi hai lasciato tutto il pennello sporco. Prendo un altro pennello. No, 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 no. Adesso che ci dovrei fare con questo pennello io? Adesso è tempo di mescolare, quindi quello ti sarà molto utile. Per l'occasione ovviamente mescoleremo con dei pennelli per truccarci. Non sappiamo la reazione che possa avere con la colla, perché sicuramente tutti i peletti del pennello si andranno a impastricciare insieme alla colla. Io userò questo. Ma cos'è? È un pennellino minuscolo. Ok, quindi andiamo a mescolare. Che strano, tutte le setole si stanno pasticciando. Mamma mia, guardate che schifo. Tu sta venendo marrone, mentre guardate che bel colore il mio, è tutto rosa. Ti posso truccare un po' con questo? No, grazie. Vieni no, qua, no, vieni qua, no, ti do una spennellata. Tutta la colla. Guardate che colore. Ma scusa, quando tu ti trucchi diventi marrone? Non proprio, ho molta cura dei miei ombretti, non li vado mica a sgritolare con un pennello. Ma ne sei sicura? Io guardate, sembra che sto dipingendo, praticamente sto usando un pennello. Il tuo effettivamente è proprio bello, cioè tipo rosa, il mio è venuto marron cacca. Sì, perché avevi troppa voglia di rompere la mia palette. Ecco il risultato, sembra cacca. Guarda, dobbiamo aggiungere adesso un po' di bicarbonato. Questo servirà per rendere solido il nostro slime. Quindi prendo un pizzico di bicarbonato. Tieni anche per te, carciofina. Grazie, continuiamo a mescolare. Prendiamo il liquido per lenti. Se prima avevo semplicemente le mani sporche di trucco, ora ce le ho anche sporche di colla. Di sicuro sono molto meglio le spatole che utilizziamo di solito per fare lo slime. Aggiungiamo tantissimo liquido. Guardate, sta discendendo. Però tanto riesco anche il mio. Se riesce, sicuramente ho vinto la slime challenge, perché il mio slime è di un colore pazzesco. Sofì, come dire, il pennellino non ce l'ha fatta. Ok, va bene. È rimasto soltanto questo. Quello, ci sono abituata. Guardate qui, è rimasto soltanto la parte con tutte le penne. Vabbè, userò le mani, ragazzi. Anch'io metto le mani. Che schifo. Vado. Che poi la particolarità degli slime fatti col trucco, sì, è che ovviamente truccano le mani. E si possono usare per truccarsi. Quindi basterà prendersi questo slime, mettersi un pochettino nella fronte. No, lui non sei. E diventi perfettamente colorato. No, 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 assolutamente no. Il mio è riuscito alla perfezione. Guardate che bello. Dentro ci sono tutte le sfumature di trucchi. C'è il trucco quello rosa, c'è il cipria, c'è l'ombretto. Tutta la paletta, c'è la rossetta, insomma. Rossetta. Guardate qui che meraviglia. Secondo me il mio è più bello. Tuo più bello, ma cosa dici? Si vede che sono degli ottimi trucchi tuoi. Perché se avessi comprato io dei trucchi, sicuramente non sarebbe riuscito così bene. Già, hai fatto la collezione che tu hai rovinato. Quindi ragazzi, adesso votate lo slime preferito. Quale vi piace? Questo mio color cioccolato? O questo mio color rosa cipria carne? E adesso cliccate davanti a lui per vedere il video di ieri, mentre davanti a lui per vedere un'altra avventura divertentissima. Noi vi mandiamo un bacio, un abbraccio e ci vediamo domani con questa avventura. Ciao! Ciao.